Ed eccoci con la quarta demo, Evil Dead Regeneration. Forse questo qua mi ricordo cos'è, però devo vedere un'immagine. Ok, low HUDing, please wait. E aspettiamo. Ok. Della Renderware e della Havoc. Però forse so cos'è THQ. Ok. Ok, forse mi ricordo cos'è, mi sembra che pure un bel gioco. Press Start. Ah, c'ho pure un video. Sì, 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 forse sì, sì, mi ricordo cos'è. Smell the fresh air. Quanti ricordi, eh? Ho voluto fare questi serie di video proprio per tirar fuori i ricordi. Io facevo le medie quando Stay focused, Runt. Ho avuto la PS2. Il mio primo gioco è stato GTA Vice City. Allora, se non mi sbaglio, potevamo prenderlo e buttarlo da dentro. Ecco, devo premere su. Ma vaffanculo. Oh, it's a three pointer. Ma non ho fatto centro. Just my luck. Mamma mia, anche qua comandarlo bene. Ok, l'abbiamo tritato, sì sì sì, ma me lo ricordo sto gioco. È divertentissimo. Oops, my bad. Ma mi sa che l'ho sbagliato leggermente. Ok, sì. Ok. Oh, I didn't tell you to duck, did I? E adesso devo tirarlo qua dentro. Vai. Ok. Triangolo per scavalcare. Poi non è che potevo tirare due spadate. Ok, sto qua è leggermente morto. Tiriamo la leva. Connected to what? The union of vertically challenged half deadites? Ah, adesso devo tirarlo lì dentro. Ah, you know, connected. Cioè, io da piccolo su sta demo qua ci ho passato 50 anni a capire cosa dovevo fare, non capivo niente d'inglese. E adesso meno male lo capisco di più. Poveretto. Ok, ci siamo aperti la via. Andiamo avanti, anche di questo gioco farò un gameplay di 5-10 minuti. Non voglio farli troppo lunghi, se no mi pesano un fottio e per caricarli ci metto l'eternità. E oggi è domenica, il giorno prima di Halloween, quindi non è che c'ho tutto sto tempo per caricare video. Open, è così facile. Ok. Speriamo che non ci siano bug visivi con questo gioco. Come con... non ricordo più come si Constantine. Ok, oh, si combatte finalmente contro degli scheletri. Oh, pensate che da piccolo, you know, per me questa qua era una grafica realistica al massimo. E adesso guardo pure il pelo nell'uovo, nelle testo, guardo qualunque cosa, tipo. A me la grafica di Dead by Daylight non mi fa impazzire, però sempre meglio di questa, eh. Per una volta non ero così tanto fiscale. Anche perché avevamo delle televisioni che chiamarle in alta risoluzione parolone, però dai, non erano male. Qui facevano diventare cieco se le guardavi da vicino, però dai, non erano male. Ok. Uccidiamo un po' di zombie. Di scheletri. Ok, sono morti. Che sparare è meglio no. È meglio di no. Morite. Ma posso anche tirare i calci a loro, no? Bella. Vieni qua. Ok, è finita l'orda. Sarebbe. Muori. Ok, sì, si è aperto il cancello.
Vediamo ancora cosa c'è di là. Stai zitto. Dementia? ADD? Ah, ho messo i sottotitoli io. Perché non ci sono? Vabbè. Chissene. Ma posso correre? No. C'è qualcosa di gigante che sta camminando. Almeno mi dà questa impressione. Qua non posso, ah, ci posso andare. Perché laggiù c'è qualcosa di deforme e grossissimo. Dai, proviamo a battere quei due giganti. Block attack block shape. Cazzo. Ok. Ho trovato il mio modo per ucciderli. Spammando. Spammiamo come se non ci fosse un domani. E muori però. E dai. Oh, uno è morto. Lo so che è scorretta sta cosa, ma... E vai! Anche l'altro. Madonna, ma allora è forte il nanetto. Ma c'è un altro. Muori. Ok, piccolo bug. Ok, è morto anche... Ma c'è... Oh, la madre. Ma... Allora non è ancora morto? Come? Devo tagliarli completamente. E muori? Probabilmente dobbiamo tipo tagliarli in metà. Ok. Ho capito. Ok. No more scalpage. Seriously, were you trying? Ce l'abbiamo fatta. Comunque questo è un gran bel gioco. Video, dopo il video concludo il gameplay. E ecco, ci sono i sottotitoli. That cave might go through. And will you look at that? It's all custom designed for pulse-free loudmouths under 3 feet tall. Rats, mother of all disease! Lords of unholy pestilence! What is your malfunction, shrimp? Quit pole dancing on my leg. Do you know how many germs these rats are packing? Syphilis? Polio? Gingivitis? Little petri dishes with teeth, for freak's sake. I'd rather suck face with a sewage... The Necronomicon's power comes from the ancient symbols that fill its pages. I have scribed some of these symbols along your path. Seek them out and learn to use them. With this particular symbol, you can temporarily take possession of other beings. Go puppet master on bacon bit here. Will I be able to shut his stinking pie hole? You will be able to do much more than that. Just stand on the symbol. Ah, ok, era finita la demo, quindi ero obbligato a concludere il video. Niente, per questo video è tutto. Ciao a tutti, a un prossimo video. Ciao ragazzi.